puntata importante, che illustra le modalità avanzate di struttura delle immagini, seguirà nel weekend un video aggiuntivo di supplemento con un format differente, perché Focus è stato recentemente aggiornato alla versione 2.3, che implementa nuove funzionalità. Il supplemento ci darà la possibilità di introdurre anche i modelli LoRa, che sono una delle componenti fondamentali di questo software. Buona visione! La volta scorsa abbiamo visto la possibilità di influenzare l'immagine che vogliamo generare con un'altra immagine in nostro possesso. Ebbene, sotto il parametro Image Prompt, possiamo pesare questa influenza con due controlli, Stop at e Wait. Ne parliamo a breve. Di fianco ad Image Prompt abbiamo altre funzionalità interessanti. Piracani e CPDS sono due modi per influenzare le nostre immagini con una posa specifica o per influenzare l'immagine con dei dettagli, con l'obiettivo di fare la stessa cosa ma con modalità diverse. È possibile in Focus vedere esattamente come lavorano in questo modo. Inserite una immagine prompt e selezionate Piracani, poi andate in avanzate, attivando la modalità di debug per sviluppatori. E poi spuntate la prima casella. Debug preprocessors. Infine generate l'immagine. Vi comparirà la generazione Piracani dell'immagine sottostante. Come vedete, Piracani traccerà i contorni principali dell'immagine, tenendone conto in base ai parametri che in questo caso sono quelli di default, 0.5, che equivale al 50%, e 1. L'algoritmo CPDS, invece, sta per Contrast Preserving Decolorization, e utilizzerà una metodologia differente. I calcoli, infatti, saranno effettuati dal negativo di quell'immagine. La sigla stessa rimanda a decolorizzare l'immagine, preservandone la struttura. Usiamo lo stesso metodo precedente con il debug, e procediamo. Se vi ricordate la volta scorsa, avevamo lasciato questo prompt di testo. Ora proviamo sempre a caricare l'immagine dell'Oplita, ma a cambiare il prompt in primo piano di un legionario romano di fronte al Partenone, che tradurremo come di consueto in lingua inglese per aiutare meglio l'intelligenza artificiale. La modalità Face Swap, invece, ha l'obiettivo di catturare il viso e i capelli di un soggetto. Bene, proviamo un po' a giocare con le immagini. Lasciamo sempre il nostro Oplita sulla sinistra, ma in modalità Piracani questa volta. Mentre introduciamo una immagine di un personaggio qui a fianco. Siccome siamo coerenti con le immagini di presentazione delle nostre guide, diamo questo onore ad Albert Einstein. Qui, come vedete, i pesi sono impostati in modo diverso. Lasciamo i parametri proposti e vediamo cosa succede. Lascio appositamente l'immagine non accelerata. Concentratevi sui singoli passaggi degli step. Se fate attenzione, noterete che tra lo step 26 e 41 l'intelligenza artificiale tenta di modificare il viso del soggetto, rendendolo più coerente ad Einstein. Ma non ci riesce nonostante il face swap. Come mai? Ciò dipende probabilmente dallo stesso prompt di testo inserito. Dobbiamo in questo caso aiutare l'IA nel pesare di più il professor Albert. Modifichiamo il testo leggermente, inserendo in inglese. Primo piano di Albert Einstein, legionario di fronte al Partenone. Lasciando gli stessi parametri. Ad un certo punto vediamo negli step generativi che la parte superiore dell'elmo del legionario scompare. Questo perché i parametri Piracani sono troppo bassi. Abbiamo un viso più coerente a quello del professore, ma non ci siamo con il resto. Con i parametri che gli abbiamo dato l'intelligenza artificiale, cerca di sistemare l'immagine in qualche modo, lasciando una folta capigliatura e una nuvola. Magari potremmo usare l'immagine per altri scopi. Cerchiamo quindi di aumentare lo stop Piracani in modo tale che intervenga maggiormente sugli step di generazione. Questo parametro è come se fosse una percentuale sul totale degli step. C
Ci siamo quasi, il soggetto è giallo ma comincia a diventare più coerente con il prompt. Aumentiamo ancora lo stop. Questa immagine è decisamente migliore. È cambiato lo sfondo con persone di epoca moderna. Ma l'immagine non è malaccio, l'elmo non è completo ma, come vedete i capelli bianchi del professore, hanno cambiato la parte superiore dell'elmo del legionario. Vi lascio in sequenza altri tentativi con vari valori Piracenny. In alcuni casi ho aumentato anche il peso del face swap con il parametro weight. Sorpresa! In questa ultima immagine in realtà, il face swap è stato ottenuto diversamente. Senza usare dei modelli, l'ora il face swap di focus in alcuni casi non è così efficace. Probabilmente dipende anche dal modello utilizzato globale. Ma se continuerete a seguirmi nel prossimo video vi illustrerò come fare. Alla prossima!